Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Sesto e l'ultimo aggiornamento di oggi, martedì 21 ottobre. Buonasera dalla redazione. Visita in Kosovo per il senatore statunitense Chris Murphy. Ieri lo stesso senatore ha inviato un messaggio al primo ministro serbo Vucic per confermare la visita del primo ministro albanese Edi Rama a Belgrado il 10 novembre prossimo. Un incontro delicato sullo sfondo la delicata questione Kosovo nel contesto degli scontri allo stadio di Belgrado per la partita di calcio tra le nazionali di Serbia ed Albania. L'amministrazione Obama guarda questo appuntamento con vivo interesse, un incontro storico che avviene in un periodo di recrudescenza islamica nella regione. Oggi incontro tra il senatore Murphy e la presidente del Kosovo, Atifete Yahyaga. Nella giornata di oggi è stata sottoscritta la prima tranche del prestito al Kosovo da parte della banca europea BERS per lo sviluppo di progetti inerenti l'energia elettrica, problema di primo piano in Kosovo. Tutto il territorio del paese, capitale Pristina inclusa, infatti, è soggetto a continui sbalzi di corrente che causano vari incidenti a livello micro e macro. Sul fronte libico invece continuano le tensioni tra i gruppi miliziani ribelli e le forze governative e filogovernative. Gli uomini di Haftar legati all'esercito avanzano a Bengasi trovando scarsa opposizione. L'azione militare di Haftar preoccupa gli Stati Uniti e l'Unione Europea per la pericolosa china militare sulla quale sta camminando lo Stato nordafricano. L'ISIS invece ha pubblicato un nuovo video, nelle immagini si vede la lapidazione di una donna condannata per un presunto caso di adulterio. L'esecuzione è avvenuta, secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, ad agosto o settembre scorso in una zona rurale controllata dagli jihadisti nella parte orientale della provincia siriana di Hama. Papa Francesco invece si recherà in Turchia dal 28 al 30 novembre. La conferma del viaggio è arrivata oggi. Le tappe, la capitale Ankara ed Istanbul. Papa Francesco è stato invitato dal presidente turco Erdogan, ma anche dal patriarca Bartolomeo I e dal presidente della conferenza episcopale. Si recherà anche al mausoleo di Ataturk, alla moschea blu e alla basilica di Santa Sofia ad Istanbul. Non è escluso che il pontefice affronti con maggior forza l'argomento pace in Medio Oriente e stop alle violenze. Ma cambiamo argomento, scottante intervista al ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski, apparsa oggi sul sito quotidiano americano online The Politico, dove si legge che nel 2008 Vladimir Putin avrebbe proposto all'ex premier polacco e futuro presidente del Consiglio europeo Donald Tusk un progetto per dividersi l'Ucraina. Voleva che partecipassimo alla spartizione dell'Ucraina, ha dichiarato il ministro nell'intervista. Parole però che, secondo quanto poi precisato dal ministro polacco, sono state mal interpretate dal giornalista. La proposta, quanto si legge nell'articolo, è stata respinta da Tusk, giudicandola parte dei folli piani di Putin. In Cile invece è stata arrestata l'ex guardia del corpo di Augusto Pinochet, il dittatore cileno responsabile della morte di più di 3.000 persone e della tortura di altre 36.000, secondo quanto accertato. Il colonnello Christian Labbe è finito in manette insieme a 9 alti funzionari con l'accusa di rapimento e omicidio di numerose persone durante il regime. Sul colonnello pendono capi di accusa pesanti, associazione illecita con la polizia militare e civile e con le forze armate di aver torturato e ucciso numerosi oppositori del regime. Tutti i reati sarebbero stati commessi a partire dal settembre 1973, anno in cui Pinochet prese il potere nella caserma militare di Tejas Verdes, a 120 km ad ovest di Santiago. I corpi dei trucidati non sarebbero ancora stati ritrovati. Si spera che dopo tanti anni il colonnello ex sindaco dica dove sono stati seppelliti i corpi delle persone torturate e giustiziate. Questa era l'ultima notizia per oggi, è tutto. L'informazione torna domani mattina alle 9 circa, come sempre. Buona serata.